Ciao a tutti, oggi aprirò con voi la Kawaii Box. Questa box mi è stata inviata direttamente dall'azienda. Per chi non conoscesse la Kawaii Box, si tratta appunto di una sorta di scatola a sorpresa che contiene fra i 10 e i 12 oggetti provenienti dal Giappone, la Corea e la Cina. Si tratta di una box mensile, quindi voi potete scegliere se acquistare appunto una box per un mese oppure 3 box per 3 mesi o 6 per 6 mesi, 12 per 12 mesi. Il costo della box è di $18,90, comprese le spese di spedizione tramite raccomandata, quindi potete tracciare tranquillamente il vostro pacco. Se decidete di fare uno degli abbonamenti da 6 o 12 mesi, il costo della box comunque è inferiore. Adoro la Kawaii Box perché oltre a ricevere comunque degli oggetti a sorpresa, perché appunto non sapete assolutamente quali sono gli oggetti che vi spediranno, quindi è proprio come se ricevesse un regalo e secondo me è davvero molto molto bello, ma poi sono tutti oggetti super kawaii, quindi bellissimi, pucciosissimi, super carini, e se amate questo genere di cose non potete perdervela. Qua sotto in descrizione trovate il link al sito della Kawaii Box, così potete spulciare fra le vecchie Kawaii Box e vedere se vi piace come idea. E ora, dopo le premesse, finalmente apriamo il pacco, che è la parte diciamo migliore di tutto questo video. In cima c'è la solita cartolina Kawaii Box e questa volta, oh mio Dio, mi sa che c'è scritto cosa c'è dentro. Oddio, non devo guardare, ok? E c'è la velina Kawaii Box. Oh mio Dio, che cosa ho visto? Che cosa carina! Oh mio Dio, che voce stridula che ho! Ma ho appena visto delle cose... Fantastico! Ho appena visto delle cose bellissime e quindi... Ah, che bello! Cerchiamo di controllare un po' l'emozione e partiamo con la primissima cosa che ho visto e che... Wow! Cioè, veramente, questa è tipo... bellissima! È una banana peluche ed è veramente morbidissima, è proprio fantastica, è troppo kawaii, ma vi rendete conto? Ma quanto è carina questa banana! Tra l'altro, fun fact, io mangio quasi esclusivamente banane come frutta, quindi proprio azzeccatissimo, è davvero bellissima. Altra cosa che mi è saltata subito all'occhio è questo portachiavi, anche se in realtà sarebbe per il cellulare, a forma di ciambella Hello Kitty, ed è uno di quelli squishy che potete fare, che potete schiacciare così, ed è super morbidosissimo e appunto a forma di ciambella con tutti questi zuccherini in rilievo, è davvero una cosa bellissima. Cioè, è bellissima! C'è poi un elastico per capelli super colorato con queste strisce appunto coloratissime, anche fluo, e ha questo fiocchetto ed è veramente fantastico perché con questo caldo veramente io già sto sudando con questi capelli lunghissimi, quindi sarà una delle cose che userò di più assolutamente. C'è poi un altro portachiavi, questa volta è a forma tipo di cono, anche se in realtà questa è tipo una cialda tipo crepe riempita con della crema, poi ci sono degli agrumi e della crema sopra o dentro, insomma al cono. È veramente carinissimo, questo non è squishy ma è veramente molto molto carino. Magari facciamolo vedere un po' meglio se riesco. Eccolo qua. Questa cosa è veramente bellissima. È una gomma per cancellare, ma non credo di aver mai avuto una gomma così carina. È un alpaca giallo con un fiocco azzurro. È veramente troppo troppo carina. Questo è un mini set per corrispondenza, nel senso che ci sono appunto dei fogliettini di carta dove poter scrivere, e questi qua dovrebbero essere le buste dove mettere il foglietto. In più ci sono dei quadratini che forse sono degli adesivi, ma non ne sono sicura. Ma quanto è carino, io adoro Rilakkuma, è veramente carinissimo. Basta, ci sono troppe cose carine. Non avete idea di quanto io abbia cercato un oggetto simile, però appunto carino, che mi piacesse da appendere o almeno da agganciare alla borsa, e questo è semplicemente la perfezione, perché a parte i colori pastello che io adoro, a parte l'alpaca che adoro, che come potete vedere è simile a quella della gomma, ha le orecchie ed è un tipo porta documenti o comunque porta tessere, in genere si mette dentro, che ne so, l'abbonamento del tram o della metro, che non so se avete presente quelle cose fighe che ci passi sopra così senza neanche toglierlo e puoi entrare. So che magari da noi non si fa, ma tipo in tanti altri posti del mondo invece sì. Comunque, a parte questo, guardate quanto è bello, è tipo bellissimo, c'ha il moschettone, il gancio qua per metterci le chiavi, dietro è tutto completamente Tiffany, è lucido, è bellissimo, è proprio una cosa che io...
cercavo assolutamente, quindi sì, finalmente ce l'ho! C'è poi una sorta di barretta di cioccolata, però rosa, sempre pastello, questa è in plastica e penso di aver capito bene o male di che cosa si tratti, ed è un pettine portatile con il relativo specchietto e penso che sia un'idea super geniale, soprattutto per andare tipo in spiaggia o comunque in giro, almeno avete qualche cosa con cui pettinarvi e non si rovina, non farà perdere capelli in borsa, ed è veramente molto molto carina come idea, il packaging è veramente carinissimo. C'è poi una sorta di kit per prendere note, è in plastica la base e anche dei forellini e della corda, penso da poter appendere tipo in camera o dovunque vogliate. Ha questo come caspita si chiama? Block notes, ecco, con le pagine appunto bianche, con le righe, in basso c'è questa sorta di orsetto e poi qua c'è impilata la penna sempre così rosa fluo, ed è veramente un'idea molto molto carina. Ovviamente non abbiamo finito con le cose a tema alpaca, perché qua c'è un set di adesivi, quelli in rilievo, un pochettino morbidosi, pieno, strapieno, super pieno di alpaca e tutte cose super fluffose, tipo pecore, sì, sono delle pecorelle, ma sono veramente troppo troppo carine. C'è poi una penna con una punta veramente molto molto fine, non so se riuscite a vedere, ed è molto carina perché è tutta gialla e ha degli animaletti tipo orsetti o gatti, mi sembra, sì, ha un orso, ha un gattino e poi c'è scritto always happy e ci sono dei fumetti scritti veramente in maniera super microscopica, ma è veramente molto molto carina. Siamo arrivati infine alla cosa da mangiare, perché sì, c'è anche qualcosa da mangiare, e questa volta credo che si tratti proprio di caramelle. Non so se potete vedere il packaging, sembrano proprio delle caramelle tipo all'uva, che so che potrebbero sembrare strane, ma anche tipo in Ungheria ci sono diverse cose a base di uva, quindi probabilmente è un po' strano solo da noi. O solo io lo ritengo strano, non lo so, fatemi sapere se avete mai mangiato qualcosa al gusto di uva. In realtà ora che ci faccio caso ci sono tipo delle bolle che soffiano altre bolle, cioè una cosa veramente strana. Penso quindi che si tratti di gomme da masticare più che di caramelle, quindi cicche. Ho paura di rovinare questo packaging perché... Oh, che bello, è veramente ingegnoso. Praticamente qua c'è sta linguetta che si apre proprio a mo' di scodellina. Vediamo un po', oddio, ce ne sono tantissime, sono microscopiche, non so se potete vedere, sono piccine piccine piccine. Affaggiamo. Non sanno tanto di uva, sanno un po', sanno di fragola, tipo come quelle classiche caramelle cicche a base di fragola, appunto tipo Big Bubble. Un po' tipo medicina. Comunque sì, sono delle gomme da masticare. Ora, ovviamente, bisognerebbe mangiarne più di una per fare queste mega gigantesche bolle, ma in questo comunque non è male. Quindi, questo era il contenuto della Kawaii Box. Devo dire che sono rimasta super, super sorpresa. Ci sono tantissime cose che mi piacciono un sacchissimo e quindi, oh mio Dio, è troppo bella questa box. Poi il fatto che è proprio una sorpresa, non sai quello che c'è dentro, è veramente proprio la fine del mondo. Spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere qua sotto cosa ne pensate di questo video e qual è l'oggetto che vi è piaciuto di più di questa Kawaii Box. Vi ricordo che qua sotto in descrizione trovate il link al sito per acquistare la Kawaii Box, che è veramente troppo troppo bella. Io sono veramente innamorata di questa cosa, quindi... basta, non voglio essere ripetitiva, quindi niente, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video, ciao!